Ciao a tutti e bentornati sul canale. Allora, oggi dovevo fare la piega, dovevo lavarmi i capelli. Siccome avevo un po' di tempo, ho pensato di registrarvi la mia review, recensione super onesta dopo 3 anni di utilizzo del mio Dyson Airwrap. Io l'ho comprato nel maggio del 2020. Eravamo in pieno lockdown, spopolava l'Airwrap, già l'avevo puntato da un bel po', ci ho pensato tanto prima di acquistarlo, un po' per il prezzo, un po' perché comunque io ho un arsenale di cose per fare i capelli e quindi dicevo, ma chissà se vale la pena, non vale la pena, non vale la pena. Poi per passare il tempo e per curiosità nei confronti dell'Airwrap ho deciso di comprarlo e di provarlo. Se, insomma, avevo, mi sembra 30 giorni per quando l'ho comprato per provarlo e casomai mandarlo indietro, quindi eravamo a casa, non avevamo nulla da fare, diciamo così, prendiamola, sdrammatizziamola, e io ho potuto capire se mi piaceva o no. Devo dire la verità, ci ho messo un po' prima di capire esattamente tutte le funzionalità che ha, come usare ogni singolo attacco, quale andava meglio per me, quale non andava bene, come fare, come non fare. La prima volta che l'ho usato, allora intanto io ho il modello classico, quindi il primo uscito che prevede il motore e i coni piccoli da 40 mm e da 30, il dryer, quindi quello che si usa per asciugare, due spazzole e una spazzola tonda. Poi negli anni ho acquistato i coni piccolini lunghi da 20 e i coni grandi lunghi da 40 e avevo comprato anche la spazzola tonda più piccola di questa, che però non andava bene per me, l'ho data a mia mamma. Quando io l'ho acquistato avevo già visto mille video, mille recensioni, mille cose, mille ragazze che facevano video con questa, che facevano la piega con questo Airwrap, vari tipi di capello, e ho seguito, diciamo, la prima volta che dovevo asciugarli, le indicazioni proprio Dyson, quindi i tutorial proprio del loro sito. E non mi era piaciuto. Non mi era piaciuto perché secondo me è un accessorio per asciugare i capelli che richiede molta pratica e ognuno trova il suo modo, non c'è un modo universale per farli. Io, per esempio, il consiglio che davano nei video era quello di fare il cono, bla bla bla, asciugare e poi dare il getto d'aria fredda. Ho capito poi col tempo che se io do il getto d'aria fredda mentre ho ancora i capelli arrotolati nel cono, quella piega durerà niente sul mio tipo di capello. Per questo che poi negli anni io in realtà non è che avevo tutta sta. Cioè, sono usciti talmente tanti video che pensavo fosse ormai, cioè ci uscisse da tutte le orecchie, quindi non ho ritenuto il caso di proporlo. Lo faccio oggi proprio perché ho capito al 99,9% a chi è adatto, a chi è non adatto, per chi vale la pena e per chi non vale la pena. Secondo me non è un prodotto adatto a tutti i tipi di capello, assolutamente no. E non è il sostituto del ferro né della piastra, è l'effetto della piega del parrucchiere. Voi adesso vedete la mia piega, io l'ho appena fatta, ho registrato il video che vedrete dopo, alla fine vi faccio vedere come l'ho fatta. Questa piega scenderà, quindi entro sera sarà già diversa, domani sarà una piega fatta dal parrucchiere, cioè l'effetto del blow dry del parrucchiere, la piega mossa. E non mi è andato a sostituire né il ferro né la piastra se li voglio lisci, né i bigodini. No, non mi è andato a sostituire nessun'altra attrezza, per quello l'ho tenuto, perché comunque ha una tecnologia che mi ha fatto vedere dei miglioramenti anche sul capello. Il capello è sano, non ho mai la sensazione di bruciare i capelli. Non so se vi ricordate, quest'estate avevo comprato una piastra fatta
con i tre coni, no? E vi avevo fatto vedere su Instagram che ero indecisa se usarla o meno. Alla fine poi l'ho bocciata perché mi dava proprio la sensazione di bruciare il capello. Io non voglio un capello bruciato. Non voglio fare danni ai capelli, li curo tanto, ci sto dietro e quindi voglio comunque degli accessori per la piega, per asciugarli, che non mi vadano poi a ledere tutto il lavoro che faccio, shampoo, maschera, sieri, eccetera. Quindi vi stavo dicendo, non è un prodotto che io consiglio a tutti i tipi di capelli, escludo assolutamente l'acquisto se voi mi dite io ho il capello sottile che non regge la piega, no. No. Comprate il phon, se proprio, che è un ottimo, ottimo prodotto. Io non ho ancora comprato perché uso sempre questo, l'attacco mi ci trovo bene anche quando li faccio lisci. Secondo me più il capello è grosso, più poroso e più la piega con l'air wrap dura. Un capello come il mio, normale, sì, grosso ma non spessissimo, non di sicuro sottile, normale, la regge mediamente bene. Io non lo ritocco mai, cioè non vado poi il giorno dopo a riprendere le onde, lascio andare, cioè la piega più scende, più mi piace. Potrei farlo, perché lo potrei assolutamente fare, ma non lo faccio. Ma non lo faccio neanche quando asciugo i capelli e li faccio boccolosi col ferro, cioè quella è la piega, l'imposizione che do al capello, e poi nei giorni a seguire, tanto dopo 2 o 3 giorni li rilavo, quindi non è che ricerco la perfezione quotidiana. Quindi adatto sicuramente a chi ha un capello spesso e secondo me più si è mossi naturalmente e meglio viene sia la piega che la durata della piega. Per esempio, faccio l'esempio di mia mamma perché l'abbiamo comprato praticamente a un mese di distanza e lei ha capito subito come utilizzarlo. Mia mamma ha un capello poroso, spesso, e come lo metti sta. Quindi per lei questo è tipo, cioè il sacro Graal. Io ho dovuto fare un po' più fatica e ad oggi so come li voglio, so quando li voglio fare in un certo modo uso una determinata cosa, se voglio farli in un altro uso una determinata cosa, però appunto ci ho messo tempo a capirlo, non è stato immediato, cioè se vi devo dire la prima volta che li ho asciugati ho detto belli, ho detto mi aspettavo di più e poi ho capito perché. Anche secondo me, quanto li lasciate asciugare o quanto li asciugate influenza poi la piega. Io li lascio al 70% asciutti e al 30% bagnati. Più li asciugo e più l'effetto sarà meno duraturo. Cioè io ho scoperto questo, ho capito questa cosa nel tempo. E non mi piacciono molto le spazzole. Cioè, in realtà no, perché non mi serve più di tanto. Trovo molto buona la spazzola tonda, quello sì. Quindi io uso alla fine coni e spazzola tonda. Non ne farei mai a meno perché io uso solo questo per asciugare i capelli. Anche se non faccio, se non uso i coni, uso comunque solo questo per asciugare i capelli. Non ho più il phon a casa. Quindi non ne farei più a meno. È un investimento che io ho ammortizzato subito praticamente, perché se guardate la quantità di pieghe che mi sono fatta, l'ho ammortizzato veramente da mo'. Ma ripeto, non è un prodotto secondo me adatto a tutti e soprattutto anche chi non ha tantissima manualità, non è vero che questo li gira e fa, no, perché comunque dovete capire il verso, dovete capire anche come asciugare bene la radice, come stirarla se li avete molto crespi, e, cioè dovete prenderci la mano, quindi non è così immediato come secondo me, cioè per la mia esperienza personale, ovviamente questa è la mia opinione sui miei capelli e si limita a questo. Se la vostra è diversa, va benissimo. Allora, vi faccio vedere un po' i coni che ho e come li utilizzo e soprattutto come impugno il Dyson. Allora, quando voglio, intanto io in questi 3 anni ho avuto capelli di varie lunghezze e ho potuto vedere sulle varie lunghezze com'era poi l'effetto. Infatti, quando avevo capelli molto lunghi, l'anno scorso ho acquistato i coni lunghi, che se avete i capelli lunghi, cioè da qua in giù, ci vogliono, fate veramente meno fatica, ci mettete meno tempo, già è comunque un procedimento veloce perché ci metto 20 minuti a farvi i capelli così, adesso vabbè, oggi magari ci ho messo un po' di più perché non mi vedevo, dovevo registrare, spegnere e attacca, però di solito quando sono in bagno in piedi, cioè 20 minuti ho fatto una piega, quindi
Quindi se avete i capelli lunghi assolutamente consiglio i coni lunghi. Tutti i coni poi si possono anche, sono tutti adattabili, cioè sia al mio primo modello che al secondo che a quello nuovo. Adesso i coni non sono più due ma è uno, quindi ha questa rotellina che si gira per dare il verso, non dovete più sostituirli. Si è evoluto rispetto al mio che ormai è datato. Quindi vi dicevo, cono da 40, corto o lungo, e questo l'effetto finale, cioè li faccio la mattina, la sera come li trovo, l'effetto finale è la piega, quella scivolata, un po' mossa, che si fa a spazzole e phon normalmente. Il cono da 30 è quello che ho usato oggi ed è quello che mi dura di più quando poi alla fine, domani, avrò la piega che avrei oggi con questo. So, cerco di farmi capire perché non lo so se è chiaro. E poi ho comprato i coni da 20, che sono questi qui da 20 mm, piccolini, 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 che sono quelli che si avvicinano di più alla piega del ferro. Perché quest'onda che fa il Dyson non è quella definita del ferro, è molto più morbida, quindi vi deve anche piacere questo tipo di piega. Questo qui è quello che li fa, secondo me, più simili all'effetto del ferro. Ma se, per esempio, per i coni da 30 o i coni da 40 io metto il cono e tengo il Dyson in questo modo, quando voglio l'effetto del ferro, ma anche lo faccio anche con il cono da 30, quindi un boccolo più chiuso, più definito, quello che faccio io, per esempio con quello da 20, è girare il cono, quindi utilizzarlo, cioè il motore, utilizzarlo sotto sopra, quindi cambiare anche il verso e fare questo movimento. Questa piega sarà quella più simile al ferro. Sono sicuramente i miei coni più usati, questo e questo. Quindi questa era un po' una panoramica generale di quello che penso io. Io lo trovo anche molto comodo per viaggiare, perché ho comprato su Amazon una custodia per portare tutto quello che mi serve. Io di solito quando viaggio porto sempre questo e i coni. Porto i 30 e i 20 di solito, perché la piega con i 40 è rara che la faccia. E quindi è anche comodo per viaggiarci, lo porto ovunque, dovunque vada me lo porto. E quindi ripeto, per me è un buon prodotto, è un prodotto che io uso tanto, un prodotto che ricomprerei, sì, lo ricomprerei. Comprerei quello nuovo subito, ma penso che proverò i coni, perché comunque sono più comodi, quindi cioè è più comodo provarci un cono invece che due e soprattutto non fare metti togli. E adesso io vi lascio alla piega, a come l'ho realizzata. Spero che questo video vi possa essere stato utile in qualche modo. E niente, poi semmai se volete vedere gli altri coni, le pieghe con gli altri coni o con gli altri, no, gli altri strumenti no, perché vi direi una bugia, non li uso, quindi solo i coni. E vabbè, la spazzola tonda non c'è bisogno che la faccia vedere, tanto è la spazzola e phon normale, solo che avete una mano sola impegnata. E fatemelo sapere. Ci vediamo a fine video. Allora, ancora col turbante in testa, vi faccio vedere il Dyson. Come vi dicevo nell'altra parte del video, io ho comprato poi nel tempo altri coni, soprattutto quelli con la misura più lunga. Ho preso quelli da 40 e quelli da 20, e poi in rotazione avevo i 40 corti e i 30 corti. Io uso il 30, che è quello che andremo a usare oggi. Mettiamo via questi, prendo il primo attacco del Dyson, che è questo qui, il dryer, quindi quello che serve per asciugare, e vado ad asciugarli. Adesso che ho il turbante vi faccio vedere tutto. E adesso vado ad asciugarli, li asciugherò più o meno al 70%, comunque poi vedete, questi sono completamente bagnati ancora, cioè tamponati con questo asciugamano, è quello di Aquis, sì. Acquis e il brand sono quelli che insomma tolgono tutta l'acqua in eccesso, l'umidità e quello là. Comunque uso perché è comodo, perché viene un turbante fatto molto bene.
Ok, allora come avete visto li asciugo soprattutto nella parte davanti tenendo la radice alta in modo che poi si vada a creare più volume. Questo è il massimo che li asciugo con quello. Me li vado a pettinare perché adesso li dividiamo in sezioni e usiamo i coni. Devo asciugare un po' di più, vabbè. Sono scomoda, che di solito me li asciugo in piedi, invece seduta non riesco. Divido la riga che si apre da sola e poi vado a dividere a metà perché farò prima una metà testa e poi l'altra. Faccio sempre prima una metà testa e poi l'altra in modo da non dover continuamente cambiare il cono perché questo modello che è appunto il primo, quello vecchio, ha i coni che vanno sostituiti mentre il nuovo ha semplicemente una rotella qui che direziona il verso del getto. Quindi non dovete fare togli e metti. Noi facciamo così. Allora, il cono che scelgo per asciugarli fa l'onda che fa questo movimento. Come vedete, la freccia deve andare di qua. Quindi io lo guardo di solito allo specchio del bagno e vedo che è il cono giusto per questa parte e questo poi sarà quello per quest'altra. Quindi direziono tutte le onde in questo modo, verso l'esterno, mi veniva. Temperatura, io non metto, qui ci sono tre temperature, fredda, media e calda, io metto la media. La potenza invece uso la 3. Perché in questo modo gira meglio quando faccio il cono, mentre quando uso o la spazzola tonda vado a potenza 2. Quindi media intensità di calore e massima potenza. Adesso dovrò velocizzare perché fa un casino. Comunque prendo la ciocca, quando lo accendo liscio la radice con così, dopodiché giro, questo ve lo faccio vedere. Vedete? Spero. Io aiuto sempre la ciocca con le dita, anche se ovviamente l'air wrap, voi fate così, mettete la ciocca, rotola da sola. Perché l'aiuto? Perché in questo modo mi assicuro che la parte finale, quindi le punte, venga perfettamente avvolta dal cono e non resti così, non si arruffi, insomma, venga un effetto un po' più ordinato. Questo per il mio tipo di capello e per come faccio io, ecco, poi ripeto, ci sono 8.000 modi di farlo, ognuno poi trova il suo sistema e va benissimo. Vado avanti. Questa parte, che è quindi quella del ciuffo che sta proprio davanti al viso, faccio un'altra cosa. Cambio il cono, switcho, lo uso a testa in giù. Quindi arrotolo bene. E poi lascio, vedete? Boccolo che si crea in questo modo davanti ce li ho così. A testa in giù è sempre un metodo che uso, soprattutto quando faccio quelli più simili al boccolo del ferro. Quindi questa parte adesso starà così. Lui non mi viene davanti, loro restano qui. Si raffreddano perché, come avete visto, come vi dicevo anche all'inizio, io non uso il getto freddo perché mi smonta il boccolo in un secondo. Non capisco questa cosa. Però se lo faccio come consigliano, mi smonta tutto, quindi non mi durano.
e di conseguenza è una cosa che non faccio, lascio il capello che si raffreddi da solo, quindi lascio fare alla temperatura che c'è. Adesso questa parte la taglio, arriviamo a metà testa, così sarà. Oddio, dovrò velocizzare tutto, ci vediamo dopo. Accompagnarlo così. Li tiro sempre in questa bellissima acconciatura e aspetto che si asciughi e poi li apriamo insieme. Allora, andiamo ad aprirli. Quindi togliamo queste mollette e io per aprirli uso questo pettine, che in realtà uso anche quando apro le onde fatte con il ferro, perché, adesso vi faccio vedere, le pettina districa bene, apre le onde, ma non le pettina troppo, cioè le lascia comunque un po' a fare il loro lavoro. Una parte e l'altra. Poi prendo il mio olio, in realtà oggi uso le goccine di Olaplex, vedete adesso come sono gonfie, poi scendono tranquilli. Metto 4 goccine tra le mani, vado a testa in giù, quindi adesso non mi vedrete, vado a testa in giù e li pettino così. Torno su e con quello che ho ancora sulle mani vado a distribuirlo solo sulle punte. E questo è l'effetto. Trucchetto che faccio da una vita con una mollettina piccolina, tiro su la parte frontale così una decina di minuti e questa parte resta più gonfia, più voluminosa. E questo era l'effetto con il cono da 30 mm, quello che uso di più, devo dire la verità, come vi dicevo all'inizio del video. Io spero che questa dimostrazione vi abbia fatto capire qualcosa, perché poi sono venuta qui giù, mi dovevo asciugare i capelli perché adesso devo andare via. Non ho portato lo specchio e insomma spero di... buongiorno città. Di avervi fatto vedere. Comunque, se mai quando userò gli altri coni vi faccio degli shorts, quindi carico sempre qui, che sono quei mini video e veloci veloci. Vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!